Ciao a tutti. Allora, come avrete visto dal titolo, oggi in questo tutorial vorrei parlarvi di un cotone che ho, diciamo, scoperto da pochissimi giorni. Il cotone è questo. Parliamo del famosissimo Muji. Come vedete, visto che è a fuoco, stiamo parlando di 180 pad, dimensione 6x5 cm. O 60x50 mm. Allora, questa confezione io l'ho presa direttamente nel Muji Store qui a Torino alla modica cifra di 3 euro. Io ho sempre utilizzato il Kendo. Allora, ricordo che utilizzo solamente Dripper, non utilizzo Tank, e con il Kendo mi sono sempre trovato bene. Da quando ho imparato, perché mi hanno insegnato come andava lavorato il kendo, che avevo mostrato in un altro video precedente a questo, mi sono sempre trovato strabenissimo, ma non bene, più che bene. Io esperienze con il Muji, l'unica che ho avuto è stata quando all'inizio avevo comprato il kit di strumenti Coil Master per rigenerare. Dentro c'era questa bustina con 3 fogli di cotone, che dovrebbe appunto essere del Muji. Contiene 3 pezzi di cotone, che tanto non si vede niente, ma mi ci sono trovato talmente male, ma talmente male, che quello che non è più in questa busta è stato usato per pulire i tubi o delle altre cose, perché comunque era veramente scadente. Di conseguenza io avevo come ricordo del Muji quello e ho sempre cercato di starci alla larga utilizzando il Kendo. Allora non è che da oggi non utilizzerò più il Kendo, perché comunque il Kendo rispetto al Muji per me è comunque superiore. Ma il Muji non è assolutamente da scartare. Allora, una confezione costa 3 euro, contiene 180 pad. Io ne ho prese addirittura due. Direi che ne abbiamo per un bel pezzo. Se lo si utilizza per rigenerare degli atom da guancia, un pad come questo vi dura almeno 5, 6, anche 7 rigenerazioni a seconda della punta che utilizzate e quanto spreco di cotone facciate. Utilizzandolo per una single coil con il metodo che andremo a vedere tra poco. Utilizzate comunque un pad per volta, rimane un pochino di scarto, ma voglio dire, con 3 euro 180 rigenerazioni è già buono. Allora, faccio che dire tutto adesso in modo che non mi dimentico e riusciamo a fare un discorso sensato fin dall'inizio. Allora, questo tipo di cotone, se utilizzato semplicemente staccando le fibre e arrotolandole, mettendolo nella coil, il risultato a me non è piaciuto tantissimo. Non esce il gusto del cotone, però comunque non, a livello di aroma non mi soddisfa come il Kendo. Il Kendo è un pochino più lungo da far partire, ma dopo rimane costante. Se lo si lavora bene, lo si fa partire bene, è costante da subito e per tutta la sua durata, fino alla fine, a meno che non lo cuociate o non prenda delle bruciature dovute alle secche o altre cose, è difficile che il Kendo perda colpi. Il Muji è un pochino più delicato, nel senso vi durerà un pochettino meno, però lavorato in questo modo che andremo a vedere, appunto, si riesce quasi ad arrivare ai livelli di Kendo. Perché? È comunque un cotone che assorbe diversamente dal Kendo, proprio strutturalmente è differente. Il Kendo trattiene più liquido, questo ne trattiene meno. Cosa vuol dire? Avrete meno tiri a disposizione. Se con il Kendo riesco a fare 10 tiri, per dire, con la stessa rigenerazione con il Muji arrivo a 6 e dopo già rischio di essere vicino alla secca. Oltre questo, ma il resto lo vediamo dopo. Ora vi faccio vedere come il metodo di lavorare questo tipo di cotone non l'ho inventato assolutamente io, assolutamente, si chiama metodo Scottish Roll, però l'ho rivisto un attimino, lo sto provando da qualche giorno e il bello di questo cotone, per chi vuole provare diversi liquidi o anche io quando devo fare delle recensioni,
ci metto veramente poco a provare un liquido, togliere il cotone, ricotonare di nuovo e provare un altro liquido in modo che i sapori non si mischino assolutamente. Quindi andiamo a vedere come procedere per la lavorazione con il metodo Scottish Roll. Qui abbiamo il nostro pad di cotone Muji. Adesso so che non si nota per la scarsa luminosità, ma al tatto si vede che uno dei due lati presenta una parte di cotone differente con delle striature. Questa parte di cotone, noi, questo foglio, ecco, lo andiamo ad eliminare perché non è utilizzabile. Ora, bisogna capire il verso delle setole. Se noi andiamo a lavorare il cotone nel verso sbagliato, a parte che vediamo che non si allungano le setole, noi dobbiamo poco alla volta lavorare il cotone con i polpastrelli in modo da ottenerne un pezzo lungo quasi il doppio. Andiamo a districare appunto le setole di cotone che sono un pochino compresse l'una con l'altra. È tutto un lavoro di polpastrelli. Poi man mano che ci prenderete e ci prenderemo la mano, ci metteremo sicuramente meno tempo. Sempre stando attenti a non strapparlo, quindi allargare poco alla volta. Ok, direi che va abbastanza bene. Adesso ai lati sentiamo che ci sono delle zone più rigide. Provvediamo a togliere questa parte di cotone, anche dall'altro lato. Ok, ora questo pezzo che abbiamo ottenuto lo dividiamo più o meno a metà. Ok, ora io per comodità con le forbicine pulisco almeno uno dei due lati. Ricontrollo l'ennesima volta la densità. Ok, allora per una punta 3 lavorato in questo modo come ho fatto vedere risulta ancora un pochettino troppo, quindi dopo andremo ad eliminarne un pezzettino. Ora che cosa facciamo? Niente più che arrotolare nel modo più stretto possibile il cotone. Questo è quello che dovremmo ottenere alla fine. Non si nota, ma è arrotolato a spirale. Solo che per una punta da 3 io lo sento un pochettino troppo spesso. Quindi cosa faccio? Semplicemente ne srotolo un pezzettino e vado a tagliarlo. Più si riescono a fare i giri stretti e migliore sarà il risultato. Ora, da uno dei due lati facciamo la punta. Ok, vediamo un pochino più stretta. Vediamo come si comporta nell'inserimento. Secondo me è ancora un po' troppo. Grazie.
No, non è eccessivamente strozzato. Quindi va bene, prepariamo l'altra. È un lavoro un pochettino lungo, almeno le prime volte, però state certi che sarete ripagati in aroma e soprattutto in quantità di liquido trattenuto dal cotone. Ok, proviamo a fargli la punta. Conveniva tagliarne ancora un pochettino perché è veramente troppo, quindi no, ne risrotoliamo un pezzetto, punta compresa, e accorciamo come prima. Oh, perfetto. Entra che è una bellezza. Fa la giusta opposizione. Tagliamo l'eccedenza. Adesso una parte importantissima. È quella di allargare tramite le pinzette o la forbice i baffi del cotone. So che non si nota in video, ma sto lavorando proprio sulla parte che abbiamo arrotolato. Andiamo ad allargarle tutte e quattro. Ok, adesso possiamo già tranquillamente sistemare il nostro cotone nelle sedi apposite. A differenza del Kendo, questo non ha bisogno di essere bagnato prima dell'inserimento, in quanto assorbe in un modo differente, è molto meno refrattario del Kendo, quindi non ci sono problemi. Ok. Lasciamo liberi i fori sotto le coil per il passaggio dell'aria. Andiamo a bagnare. Ci siamo spostati su RX per le prime attivazioni. Come al solito, attivazioni brevi e di nuovo qualche goccia sulle coil in modo che penetri nel cotone. Questa è una resistenza fatta con 6 giri di flat wire 20 gauge in nichrome per una 008 finale. Perfetto. Andiamo a vedere come si comporta allo svapo. Ok, allora cosa dire? Io ho già sperimentato, questa è la terza o quarta rigenerazione con il Muji in metodo Scottish Roll e mi sto trovando veramente bene.
Detto questo, il liquido con cui ho caricato poco fa è un full VG, quindi molto denso. Il cotone ci sta mettendo un pochettino ad assorbirlo, anche perché è nuovo, ma non dà alcun tipo di problema. In questo modo il Muji mi piace, fin da subito si sente l'aroma corretto del liquido che stiamo svapando, non c'è nessunissimo sentore di cotone. Trattiene più liquido in questo modo, se voi invece lo lavorate semplicemente così, come molti tendono a fare, il liquido all'interno è veramente poco. Invece, utilizzando il metodo Scottish Roll, riesce a trattenere molto più liquido e a lavorare comunque meglio. Secondo me possiamo andare tranquillamente, anche se la resistenza è un po' estrema, anche su tubo. Qui non ho una batteria freschissima, però. Ehi, 150 watt si sentono tutti, indicativamente tira fuori questo wattaggio dalla batteria, questo tipo di resistenza. Stiamo andando verso la secca, il cotone inizia a essere bianco, però ancora non dà cattivi odori. Quindi va più che bene. Io mi scuso semplicemente per la scarsa qualità della parte centrale del video, purtroppo continuo a non riuscire a migliorare questo frangente, ci sto lavorando, ma con questa webcam in condizioni di scarsa luminosità è veramente, come avete visto, difficile. Quindi io con questo vi saluto, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, se avete qualunque tipo di domanda scrivetemela nei commenti, io vi rispondo sempre con piacere. E che altro dire? Nulla. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.